Bella a tutti ragazzi, StageOver7, oggi siamo qui in questo nuovissimo video non su GTA 5 Online, ma trattiamo un argomento che comunque con GTA Online c'ha sempre a che fare. Infatti oggi, come avete detto dal titolo, andremo a stampare una T20 in 3D. Infatti, visto che io ho le stampanti 3D, ho detto perché no? Proviamo a stampare, proviamo a fare questo esperimento, vediamo un po' cosa esce fuori. Scrivetemi sotto nei commenti che auto volete la prossima volta. Quella più votata la farò. Poi dipende sempre se è fattibile o se no, però le più votate cerco di farle. Allora, prima di tutto sono partito con l'idea di quale auto stampare. E come prima macchina mi era venuta in mente la Wagner. Occhio, la Wagner, no, la T20. Infatti ho cominciato subito a creare il modello 3D, appunto rendendolo stampabile. Sono andato a chiudere i finestrini, visto che pensavo che gli interni rendevano più complessa la stampa. Infatti ho chiuso i finestrini per poi andarli a colorare di nero. E successivamente sono andato a fare due fori per le ruote, perché appunto giustamente una macchina, se ha le ruote fisse, che non è una macchina, devono pur girare le ruote, no? E quindi sono andato a fare due fori per la macchina. Infatti poi ho creato un bastoncino che poi andremo a incollare con le due ruote, almeno le ruote possono girare. Finito il modello, è giunto il momento della stampa. Ho deciso di fare la Wagner gialla. Infatti poi sono andato subito a stamparla. E purtroppo è successo un bel problema, perché ho notato che a un certo punto sono formati dei pallini gialli e ho subito fermato la stampa. Ho pensato che era la stampante magari ad avere problemi a stampare la macchina, che comunque la macchina, le stampanti sono fatte apposta per stampare oggetti normali. Già una macchina è già difficile da stampare, ma la stampante, che comunque la macchina di GTA è molto ricca di dettagli, quindi è tosta. Ho deciso di cambiare stampante e purtroppo il problema è sorto di nuovo. Ho anche lì fermato la stampa e a un certo punto ho pensato che magari fosse la macchina ad avere qualche problema, quindi ho optato per la T20, che come linea è molto più semplice rispetto alla Wagner. Molto ovviamente sono partito subito con la macchina più difficile, giustamente, perché non è che scelgo una macchina semplice. Subito è venuta in mente la Wagner e quindi è così. Per la T20 ho optato un sistema diverso. Infatti ho pensato di fare gli interni, che magari rendevano un po' più semplice la cosa, magari ci metteva meno tempo a stampare, e appunto di fare la stessa tattica per la Wagner, appunto di fare i fori per le ruote. Realizzato tutto, ho messo a stampare e è sorto un altro problema. Che è successo? In pratica, probabilmente la stampante ha slittato un po' e ha cominciato a stampare tutto storto. Ho deciso quindi di stampare sull'altra stampante, sulla prima che avete visto, e finalmente il risultato, dopo un bel po' di ore, è arrivato. Infatti, vedete, la macchina è venuta ed è venuta pure bene. Ho stampato pure due bastoncini, se vogliamo chiamarli così, non sapete neanche come chiamarli, e poi le ruote. Successivamente ho tolto il contorno di stampa e i vari supportini, e successivamente ho dato il colore alla macchina. Come vedete è venuta così, è venuta molto 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 bene. Aspettate che adesso la faccio vedere pure più da vicino. E appunto siamo riusciti a colorare la macchina. Poi dopo ci ho dato sopra una mano di lucido. Infatti vedete, è venuta veramente, veramente, veramente lucida. È sorto poi il problema dei due bastoncini. Infatti quei due bastoncini non erano perfetti. E che ho fatto? Ho deciso di stamparne altri due di colore bianco, visto che il bianco è molto più facile da stampare rispetto al nero. E appunto eccoli qua, non so quello che si può notare. E abbiamo fatto pure i bastoncini. Ecco qua pure le nostre ruotine. Quindi adesso è giunto il momento, finalmente il momento finale. Andiamo a montare la macchina adesso. Vediamo un po' se riusciamo. Allora infiliamo i due bastoncini in mezzo qua nei fori che ho fatto. Li infiliamo dentro, guardate un po' come entrano bene. Spettacolo. Li infiliamo anche di qua. Eccolo qua. E adesso proviamo ad attaccare le ruote. Poi vedrò se mettere della colla o se si incastrano tranquillamente così facilmente. Ed ecco qua l'auto bella che l'ha assemblata. Guardate un po' com'è venuta bene. Ci sta, che ne dite? È venuta una bella macchina. Pure da questo lato, guardate un po'. Tanta roba, che ne dite? Pure da dietro, piccola ripresa dietro, che ne dite? Molto 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 carina.
Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete un bel like e iscrivetevi al canale, commentate, seguite su Instagram, ci vediamo al prossimo video, bella!